Abbiamo intercettato. Buona fortuna se la dimentica. Beh, almeno fai la vita. Posso prendere due cavalli. Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse sono Alessandro Varelli, sono dottorato in fase di esaurimento mentale anche al Dipartimento di Elettronica e Informazione e oggi parlerò di come la chiave più di una volta nella vostra vita si trovi sotto lo sgabbino, non solo nella realtà, perché qualcuno ce la mette, ma anche nei sistemi informatici qualcuno decide che lo sgabbino è un ottimo posto dove seppellire la chiave. Allora, il tema della giornata è la sicurezza missione impossibile. Cominciamo con qualcosa di complesso. Come potreste comportarvi se doveste parlare, per esempio, a una persona che avete conosciuto un mese fa, siete in una stanza, siete incollati al terreno, la stanza è affollata, volete farvi sentire solo dalla persona, avete un megafono attaccato, potete parlare solo attraverso il megafono, non vi ricordate chi vi dovesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, whatever, della persona, e se riuscite anche a far sì che l'altra persona vi faccia un cenno, se ha capito avete dei punti in bonus. La situazione sembra mentalmente insana, le wireless senza cifratura sono esattamente questa cosa. Siete in una zona coperta da access point, in cui tutti sentono quello che dite, parlate con un megafono perché è giusto per essere sicuri che le schede wireless trasmettono un po' convinto, no? Vedo. E chiunque può riprodurre la vostra voce, chiunque ascolta il vostro traffico, prende il vostro Mac, spuffa il Mac ed è voi, tutto. Esattamente uguale. E quello che si vorrebbe fare è parlare con un altro PC in maniera confidenziale, sicuri dell'integrità dei dati e possibilmente senza che il resto del mondo ci faccia gli affari nostri. Dovrebbe essere anche scomodo. Risultato, le wireless saranno nate perché? Per evitare lo spessore del cavo fisico. In pratica hanno traslato il cavo fisico di rame in una zona in cui è tutto parlato. Questo implica la stanza, fuori dalla finestra, e con una buona antenna direzionale i tre palazzi accanto o chi è a linea di vista a circa un miglio. Quindi grosso cavo, molto grosso. Quindi alla faccia dell'ultimo metro, l'ultimo miglio, sostituiscono un buon ultimo isolato. E sono utili per condividere con chiunque l'accesso a una rete, sia essa privata, pubblica, whatever, l'accesso a internet del prom, che naturalmente spesso è il grosso del traffico, ma whatever. Chiunque, a meno che dipende dall'evento, ma chiunque è una definizione un po' larga del gruppo con cui vogliamo condividere l'accesso a una rete. Risultato, abbiamo gli stessi problemi che si avevano una volta, a long time ago, quando le reti cablate erano basate su hub. Hub è un crocchietto che, a differenza degli switch che vendono adesso per 20 euro, voi mandate un pacchetto e lui, non sapendo dove sono gli altri, replica dappertutto. Questo vuol dire che quelli che erano attaccati alla crocchietto come voi sulla stessa LAN si stavano al vostro traffico. La cosa è stata risolta per le reti fisiche dividendo le porte in maniera fisica, insomma, gli switch. Per le wireless, visto che l'aria è di tutti e le onde elettromagnetiche hanno la dannata abitudine a propagarsi bene, quindi è un po' difficile farsi una gabbia di Faraday addosso e puntarla in direzione dell'altro portatile di nascondo, tendenzialmente il confinamento fisico non è un'opzione di solito, almeno. Risultato, vorremmo in qualche altro modo, con qualche altro strumento, avere confidenzialità nel traffico, nessuno deve fare i fatti nostri. Un'autenticazione minima di chi si connette, sentiremo poi parlare del design, di cosa per legge dovremmo fare o avremmo dovuto fare prima, certificato. E un minimo di garanzia sull'integrità di quello che vola, cioè se io sto cercando di recuperare la home page di Google, vorrei evitare che qualcuno si infili al volo e mi mandi la sua home page, in segno di affetto, non è bello. Come possiamo farlo? Abbiamo bisogno di una cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi più naturale, se vogliamo, è la crittografia, che fornisce un po' di, per inglesi, martelli, cose, per ottenere queste tre cose a cui puntavamo: confidenzialità, integrità dei dati e autenticazione, somehow. Quindi, cifrare il traffico è un ottimo modo di avere confidenzialità dei dati. Prendiamo un algoritmo che fa una marea di operazioni complesse, l'algoritmo lo sanno tutti, però questo prende la cosa che vogliamo nascondere e una chiave che sappiamo solo noi. Il frullato è indistinguibile, nel migliore dei casi, da del rumore casuale. Quindi chi vede passare il frullato non se ne fa nulla. È importante che l'unica cosa che garantisca la segretezza sia la chiave. Perché? Perché se qualcuno prende la crocchietto che cifra e non ha la chiave, non deve poter aprire tutto quello che ho mandato negli ultimi 30 anni e scoprire le lettere clamorose delle elementari. Non è bello. No? Risultato, vogliamo un algoritmo pubblico e una chiave che è l'unico segreto. Il fulcro della crittografia è questo, per esempio.
autenticare gli utenti. Cosa vuol dire autenticare gli utenti? Che in qualche modo io ti chiedo chi sei e se tu mi rispondi Bill Gates almeno ti chiedo il resoconto. Ho bisogno di un qualcosa che mi dimostri la tua effettiva identità. E cosa standard? Una password, un token sicuro, un'identità biometrica, quello che volete. La crittografia ha protocolli di chiave asimmetrica, due chiavi che fanno questo ruolo. Io ho una mia chiave privata, l'altra ho una pubblica. La pubblica apre quello che io chiudo con la privata. Allora io firmo con la mia privata un oggetto, chiunque può controllare, ma solo io che la privata posso averlo firmare. È una prova unica che io sono io. Mi piace voi tautologia. Vabbè. Siamo all'integrità. Come garantisco l'integrità di un messaggio? Beh, banale, lo rimando una decina di volte, fa una decina di confronti e sicuramente il messaggio è integro. Sì, però ho ridotto a un decimo la banda, non è bello. Vorrei avere una sorta di digerito del messaggio, molto più corto del messaggio e molto dipendente dal messaggio. Gli algoritmi di hash fanno questo: voi prendete una ISO di un DVD, fatene CH1 SAM, ottenete 160 bit e controllando 260 bit sapete che l'integrità della ISO è sana, se mentioned. È ovvio che non funzionerà sempre, ma per come è fatto l'algoritmo è molto raro che cambiando un bit nella ISO non cambi nulla nella hash. Quindi l'integrità è confronto, una sorta di firma, impronta digitale della crozione. L'impronta digitale deve essere fatta in modo che se cambio poco venga sconvolta. Vedremo che questa cosa non è stata proprio tenuta in conto più di una volta, in più di uno standard. Quindi, tre cose: cifrare, autenticare e avere un'integrità. Cifrare simmetrici, asimmetrici, hash. Tre oggetti. E fu così che dai tre politici, nel lontano ormai 1997, decise di standardizzare un metodo per offrire una privacy uguale a quella cablata, non ci si sperava, per le reti wireless. E si scelse appunto i tre pezzettini delle tre cassette. E se bene, d'accordo, allora cifriamo il traffico con una chiave che va dai 40 ai 108, venne poi estesa a 232 bit. Vuol dire che se io devo tentarle tutte a caso, ho 2 alla 40 possibilità, non 1 su 40 bit, che sono tantine ma si fanno, 2 alla 108 che sono troppe, 2 alla 232 che sono ritenute sicure anche contro il quantum computing, perché se mettiamo l'intero universo a fare conti atomo per atomo, comunque ci mettiamo 10 alla 14 volte l'età dell'universo, quindi amo dato. Risultato, le lunghezze di chiave, a parte la prima che la sua scelta per restrizione degli Stati Uniti sulla crittografia forte da esportare, gli Stati Uniti avevano paura e pensavano che la crittografia fosse un'arma, e che fa di me un fascista di anni, deciso di limitare la chiave, poi venne estesa. E fin qui, vabbè, ci può stare. Un vettore di inizializzazione, cos'è un ID? È un oggetto che rientra poi a far parte della chiave, viene concatenato con la chiave, quindi un pezzo della chiave, e che serve per far sì che la cifrata della stessa cosa con la stessa chiave non sia uguale. Altrimenti cosa posso fare? Pensate a un'immagine, ho metà pixel bianco e metà pixel nero. Cifro con la stessa chiave, vedo metà pixel blu e metà pixel rossi, ma i contorni li distingo lo stesso, è una boiata. Se invece faccio variare la chiave un pochino, il cifrato sarà una nuvola di pixel caso. La IV è questo sale, si dice in gergo tecnico, che appunto mescola e evita che la cifrata di testo uguale corrisponda a un oggetto uguale. 24 bit, insomma, vennero ritenuti sufficienti, 2 alla 24 possibili chiavi diverse, però anche abbastanza, sembrano. L'autenticazione come la si gestisce? Beh, il routerino sarà chiave, l'avete impostata, voi sapete la chiave, si spera, il gallino ci sta sotto il portatile. Risultato, quando Windows vi chiede password, voi vi autenticate. C'è un segreto condiviso, la chiave, tra voi e il cubetto di cemento che sta a casa e vi fornisce connessione. L'integrità viene gestita tramite il CRC32. Qualcuno della vecchia scuola può magari averlo incontrato, non è un algoritmo crittografico di hash, è una somma a colpi di XOR delle parole del tutto, e poi ci fanno due giochini di algebra, non ci fate caso, sono invarianti, fa niente. Per chi ha fatto algebra abbiate pazienza, perdonate la brutalizzazione. Il CRC32 sì, produce 32 bit di stringa a fronte di un file non arbitrariamente. Qual è il problema? Che ha molte proprietà, ne ha una marea, ne ha troppe, e vedremo poi come questo è stato sfruttato. Quindi hanno preso tre algoritmi tutto sommato, insomma, non tragici. Nel 97 il web non si rompeva, hanno fatto uscire lo standard della SAN.
però insomma uno qualche dubbio ce l'ha, dice vabbè 40 bit di chiave sono pochini, è male, NSA ci ha detto che i bambini cattivi se ci faranno forte non possiamo intercettarli, 40 bit. Vabbè, RC4 sì, è bello come ciclario, molto veloce, però già nel 95, due anni prima della standardizzazione, qualcuno aveva fatto notare che non è che fosse rotto, avete un edificio, ha due crepe larghe e una spanna, sta su, pace, non è soglio. Vennero ignorate, brutalmente, perché RC4 è molto veloce, largo era quello che era, usiamo RC4. Il CRC32 è noto per non essere un algoritmo di hashing sicuro dalla notte dei tempi o possibilmente da prima, quando per un sbaglio i parametri si aggiravano a caccia di amete. Quindi quella è stata una boiata, appunto. Però ADM è molto veloce, quindi non si vedevano minacce, why not? E appunto il criterio guida è stato fast. Abbiamo poco hardware, dobbiamo spendere poco per fare le schede wireless, tagliamo. Il risultato è stato un triple fail su tutti e tre i fronti, con l'integrità e l'autenticazione. Perché? Allora, l'RC4 è un oggettino che funziona come mischiare un mazzo di carte. Avete un mazzo a 256 carte, la chiave vi stabilisce la mischiata prima di giocare la partita, e poi mano a mano che giocate, voi sfilate una carta, ne fate un duplicato, la rimettete nel mazzo e ne mischiate due. Avanti così. Le carte sono byte, questo è RC4. Se guardate l'implementazione sono 15 righe di assembly, non di più. Il risultato, una volta che io ho il mio flusso di carte, prendo il test in chiaro, ci faccio un XOR e quello lo chiamo cifrato. Quasi banale, appunto. Se io riuso due volte la stessa chiave, identica, produrrò lo stesso flusso di carte. E se io cifro due pacchetti diversi con lo stesso flusso di carte e ne conosco uno, del primo dal cifrato trovo la chiave. Uso questa chiave che è uguale per decifrare tutti quelli cifrati con la stessa chiave. E ovviamente ci sono dei pacchetti noti per standard nella trasmissione di rete che sono fissati. E quindi io appena ne incontro uno che ha una lunghezza finita mi ricavo la chiave, perché il testo è standard. Ho un pezzo di chiave, tutti i pacchetti cifrati con quella chiave li decifro al volo. Tum, 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 tum. Quindi, via che inizio a sniffare traffico di rete, a fette, ok, però è traffico, e poi potrebbe pungermi vaghezza di usare questa chiave, che è valida, per cifrare i miei pacchetti. E anche questo non è così confortante. Ma avevamo detto, c'è un initialization vector, ci sono 2 alla 24 possibili chiavi. Adesso, cioè, sono tante. Ogni quanto capita di avere due pacchetti? A beneficio di chi non ha ancora dato calcolo di probabilità e statistica, il paradosso del compleanno ci dice che capita ogni radice quadrata di 2 alla 24, che è 2 alla 12, 4.000 per chi non ha del lookup table mentali veloci. Quindi ogni 4.000 pacchetti io guadagno, bonus, un pezzo di chiave gratis, valida, e comincio a decifrare da quella, decifro altro, decifro altro, decifro altro, perché se decifro un pezzo di un pacchetto di cui conosco la coda ho guadagnato altra chiave bonus, e piano piano io ho decifrato la rete senza sapere la chiave, direttamente con il keystream, lo recupero. Confidentiality fail, posso sniffare, posso leggere, non posso rimpacchettare, magari la posso leggere. Quindi, arrivederci alla confidenzialità, so sad. Integrity fail. Il CRC32, come abbiamo detto, è una somma a colpi di XOR di parole da 32 bit. Questo vuol dire che se io vi do un messaggio e vi dico, me ne fate un altro più lungo che ha lo stesso CRC, aggiungete due parole di 0 e poi ne fate. Non ci va molto a capire che a colpi di somme e sottrazioni io posso modificare un messaggio lasciando la somma integra. Basta che sia somma 0 la modifica. Quindi io posso prendere e deturpare orribilmente i pacchetti di rete in qualunque loro campo. Flag, indirizzo IP sorgente, destinazione, porta, whatever you want. E il controllo di integrità li accetterà come pacchetti sani. Il CRC torna, sono mica brutti, orecchi. E gli consegnerà la destinazione malformati come io li ho malformati. Dal produttore al consumatore. Quindi arrivederci al fatto che l'altro potesse dire sì, ho capito, di sicuro è quello che mi hai detto, modifico arbitrariamente. Again, ricordo, la chiave originale di RC4 io non l'ho ancora sfilata. Tutto questo senza trucchi nella manica. Quindi RC4 non è stato rotto in queste fasi. Sto rotto dopo esattamente nel 2001, 3 anni dopo la standardizzazione, 4 anni dopo la standardizzazione, presto contati i mesi. 3 ricercatori, di cui vabbè i primi 2 ai non criptografi sono ignoti, il secondo, il signor Adi Shamir, è la S di RSA Security, un matematico israeliano con un certo polso di fatta analisi, un biscotto.
scoprono che RC4 ha un problema, si dice, con le chiavi imparentate. Cioè, cifro due cose con RC4. Le due chiavi non sono uguali, sono simili. Analizzando un po' di statistiche di quello che escono come carte, io ricostruisco la parte della chiave che non è simile. E piano piano tutta la chiave. Quindi se io rivelo una parte di una chiave RC4 che magari viene citata spesso e ne tengo una grossa parte segreta, recupero quella segreta. Chi è il debosciato che cifra lasciando in chiaro una parte della chiave che magari fa variare spesso per randomizzazione. Com'era lo standard? L'IV è esattamente un caso di chiave imparentata. Una parte di chiave pubblica, la sanno tutti, ciclata spesso, una parte di chiave segreta che io vado a recuperare dopo un po' di pacchetti sniffati. 2 settimane e mezza dopo, sempre che la mia memoria che ormai sta svanendo non mi tradisca, è stato pubblicato EarCrack, che è il tool che sniffa pacchetti, recupera il flusso cifrato e fa questi 4 punticini di statistica un pochino raffinata, fornendovi la chiave dell'algoritmo. A questo punto anche chi non sapeva la chiave segreta iniziale se la legge al schermo. All'inizio servivano circa 100.000 o 1 milione di pacchetti, perché le relazioni statistiche erano piuttosto deboli. Passano gli anni, passano gli anni, passano gli anni. Bruce Schneier dice che gli attacchi migliorano sempre, non peggiorano mai. Non più tardi di un mese fa, l'ultimo sviluppo ha, con 9.000 pacchetti, circa 8 mega di traffico, avere in mano le chiavi più lunghe, senza aver fatto nulla se non ascoltare quello che passa nel faglia. Authentication fail. Anch'io so il segreto degli altri. E quindi posso collegarmi alla rete e fare esattamente il belin che voglio, per essere finito. Risultato. Prima morale. Poi vedremo anche cosa è successo dopo. Usi proprio il mio cifrario. Mai usare un cifrario se non sapete usarlo. RC4 non va usato in un contesto del genere, non così, punto. Quindi, sbagliato. Secondo, mai scegliere algoritmi di integrità stupidi, perché altrimenti otterrete un controllo stupido. E chi sia più intelligente del controllo ci passerà sopra e verrà fatto, perché tipicamente there's always a bigger case, c'è sempre qualcuno più curvo di voi, di me poi, molto di gente. E falle crittografiche nella struttura dei cifrari hanno spesso risultati catastrofici, perché i cifrari vengono presi con questo monolite nero al 2001 di sé nello spazio, sono sicuri, punto. Qualche volta va male, lì c'è solo da fare molto scrutinio sui cifrari, ci sono crittografi, crittanalisti, ci provano e si spera. Ma siamo ancora fermi al 99, lo standard era di ormai 12 anni fa. Avremmo messo una pezza a questi crateri? Ci abbiamo provato. Dopo web nacque WPA, che prese il web e disse, vabbè, dove sono i drammi? Allora, gli attacchi a chiave imparentata. E cambieremo come generiamo le chiavi. RC4 però ce lo teniamo, perché abbiamo venduto 6 milioni di schede wireless con RC4 in hardware, e farle buttare via, insomma, fa brutto, no? RC4 ce lo teniamo, poi è bello, no? Nessuno l'ha mai rotto veramente, era solo che la vita un po' così, tanto c'è. Però cambiamo sistema di gestione di chiavi, perché bravi Simona, no, insomma. Poi, per evitare i replay attack e quelli gratuiti vi rimando lo stesso pacchetto, mettiamo un contatore in fondo al pacchetto e cifriamo anche quello, così se uno rimanda lo stesso pacchetto non è più valido perché il contatore è scaduto. Mettiamo la data di scadenza ai pacchetti sullo scaffale, se arriva la roba scaduta non la mangio, funziona, trivial. E gli CRC32 era tanto bello, ce l'avevamo in hardware e vorremmo mica buttarlo via, se lo teniamo anche quello, il problema giusto. Secondo voi come è andata a finire? Anche WPA purtroppo ha avuto qualche problema. È durato, a onore del vero, almeno 4 anni, anche lui, quindi almeno ha tenuto qualcosa. Due signori, Martin Beck e Rick Hughes, hanno ripetuto il trucchetto dei giochini con recupero una fettina di keystream, inietto qualche pacchettino, recupero una fettina di keystream, inietto qualche pacchettino. Solo che siccome qui le chiavi vengono cambiate per ogni pacchetto, il sistema di gestione di chiavi di WPA è furbo, genera una chiave nuova, completamente nuova, in maniera furba, quello di pacchetto. Posso riusare per una piccola finestra di tempo le chiavi, poi scadono. Questo però non mi vieta di buttare dentro un centinaio di pacchetti ogni quarto d'ora in rete, che faranno mai un centinaio di pacchetti in una rete ogni quarto d'ora. Per chi ha fatto infrastrutture e protocolli, la parola spoofing dovrebbe schierare un qualche momento di gelo. Posso dirottare il traffico dell'intera rete verso di me. Insieme di effetto, per far credere di essere l'access point, convinti.
con centinaia, dipende, se non, se non c'è molta gente 100 pacchetti sono più che sufficienti. L'ultima evoluzione di questo oggetto inietta 600 pacchetti, che è più che sufficiente per qualunque rete wireless non sia, niente, niente. Risultato è, anche questa volta, l'authentication almeno ha tenuto, l'integrity ci ha lasciato. Come al solito, nel consueto ciclo che ci insegna ingegneria di software di patch, restore, patch, restore, patch, restore, rottura, patch, è nato il VBA2, che è lo stato dell'arte attuale e on the overall doesn't suck that much, cioè non fa poi così schifo. Uno, prendiamo il 4, cestino, subito. Il National Institute of Standard era standardizzato AES, AES è, almeno sulla carta, dice molto. Se riuscite a attaccare AES facendo brutte cose sporche con l'oggetto, tipo misurando la potenza, le emissioni elettromagnetiche, e queste cose operando le chiavi, si fa, eh? Si fa, cioè, l'ho fatto per 3 anni, attenzione. Anyway, AES almeno algoritmicamente è sicuro, non si rompe. Il CCNP è il modo con cui impacchetto gli blocchi, che è una cosa atroce che li fa dipendere a catena l'uno dall'altro, quindi cambio qualcosa qui, devasto l'intero messaggio, quindi anche quello è semplice. Il CRC32, about time, è stato sostituito con un meccanismo che fa la hash come SHA e ci infila dentro una vostra chiave, quindi non solo è sicuro perché è una hash seria, ma dipende da una chiave che sapete solo voi, quindi chi volesse forgiare un messaggio non può farlo perché non sa lo sporchino da mettere affinché il checksum sia giusto. Risultato, anche l'integrità è chiusa a chiave questa volta, c'è un segreto che la blinda, non è più something, e quindi anche l'integrità se n'è andata. E in segno di affetto, la chiave usata non è la mia password Pluto, ma questa viene presa, lanciata in 4000 comodi giri di SHA1 affinché chi volesse fare brute forcing non può tentare Pippo, Pluto Topolino, ma può tentare Pippo a una computazione che è in termini di qualche decimo di secondo. Fate 300 chiavi al secondo di brute force. Va da sé che se la password è un minimo lunga, 300 chiavi al secondo invecchiate. Un dizionario a 300 chiavi al secondo sono 2 giorni. Un dizionario solo lo web case. Questo oggetto, insomma, sta in piedi. Finalmente ce l'abbiamo fatta. No, so sad. A pagina 196 del Femminile Standard 102.11 di 1239 pagine di Tecnicam e atrocità, risiede questo oggettino mischero che è la chiave di gruppo. Allora, come faccio io che sono access point a mandare un messaggio a tutti? Serve protocollarmente. È una scocciatura se mi devo calcolare se i connessi sono 200 cifrate diverse. Vabbè dai, tengo una chiave di gruppo, la uso solo io, no? Io l'access point sono sicuro, mando con una chiave a tutti. Però gli altri poletti che devono decifrare devono avere la chiave di gruppo, altrimenti non capiscono quando parlo, no? Quindi questa chiave di gruppo è condivisa tra me, access point e tutti gli altri. E tutti accettano messaggi della chiave di gruppo. Quindi se sono autenticato alla rete posso mandare qualunque peggio schifo a tutti quelli autenticati alla rete fingendomi access point, e loro beatamente verranno tranquillamente tutto quello che gli sto mandando. Alla voce art scooping di prima, port scanning gratuito, cioè posso prendere e farmi i fattacci degli altri dirottando il loro traffico da me fingendomi access point e mandandolo all'access point legittimo con tanto, tanto, tanto affetto. Risultato, purtroppo ci sono chiamate gratis per tutti, potete fare quello che volete all'interno della rete, ma dovete essere dentro. La cosa forte del VPA2 è che fino ad adesso, toccate ferro o qualunque cosa che volete toccare, non c'è modo di rompere VPA2. E onestamente, detto da criptanalista, sì, l'accrocchio sembra fatto recentemente stavolta, cioè non ci sono oscenità visibili. Ci sono 1200 pagine di standard, ce n'era una pagina 196, le altre circa 1000 rotti, so se. Comunque, per adesso l'idea è VPA2. Beh, allora, abbiamo uno standard sicuro, abbiamo chiuso il problema della confidenzialità, dell'integrità e dell'autenticazione. Mi piacerebbe, vero, no? No. Perché lo standard, sì, è quello. Purtroppo abbiamo un problema tecnico. Le password qualcuno dovrà mettercele, no? Qualcuno dovrà decidere se è Pippo, Pluto o una stringa formata da 85 caratteri, lettere minuscole, minuscole, rumori da soldato, le altre che cadono. No? Solo che
si sa, questo motto per finire di essere forse abitualmente abituato. Noi ingegneri siamo in lotta per produrre oggetti a prova di cretino. L'universo lotta per produrre dei cretini a prova dei nostri oggetti. L'universo ha molte più risorse di noi e quindi sta vincendo. Purtroppo. Risultato: dobbiamo trovare un modo, almeno sarebbe bello trovare un modo, per mettere delle password decenti a queste reti. Ora, facciamo una veloce stima. Vi ho detto prima che ne tento 300 al secondo, no? Vediamo quante ne devo tentare con delle comuni scelte di password, no? Due conti veloci. Si fa in fretta a contare su quanti bit le si rappresenta, perché poi cosa faccio? Mi faccio un dizionario, ne lo numero e prendo la cella del dizionario. Il numero di bit mi dice quanto sono grossi questi numeri, no? 2 alla numero di bit sono quante ne devo tentare. Vabbè, allora, una parola da dizionario, un dizionario di una lingua normale sono circa 100.000 parole, per dizionario. Questi sono 17 bit di chiave. Ci ricordiamo che il numero minimo di bit per un algoritmo decentemente sicuro computazionalmente è 80. Quindi 17 è short. Vabbè, dizionario e l'anno di nascita. Ce l'ho, no? Ho allungato di 4 caratteri la password, sarà più sicura. No, perché gli anni di nascita, a meno che qualcuno di voi non stia nascondendo l'identità da immortale, sono 120 quelli utili, no? Prendiamo la larga, facciamo 200. E quindi questi sono altri 7 bit, 8 bit in più. Andiamo a 24, mi voglio arrivare a 80. Ok, una parola da dizionario e spappolo le maiuscole e le minuscole in un modo a caso. Ok, le parole da dizionario sono più lunghe di un tot. Un bit per il maiuscolo, 0 per il minuscolo. E sono altri pochi bit, tanti quante le lettere aggiunte, una trentina. Nothing. Due parole da dizionario, è il quadrato. Eh sì, arrivo a 34 bit, che è meno della metà di quello che mi serve. Giusto per ridere, il vecchio codice del polisetter non c'erano semplicemente un milione di possibilità, quindi 20 bit su 10 anni. Quindi anche forse erano un dramma. Ok, vediamo come si può risolvere il tipico problema che c'è tra la tastiera e la sedia. Nel qual caso qualcuno vi risponda perché siete autorizzati a offendervi. Nei forum è piuttosto comune, solo che non viene visto. Allora a questo punto i produttori di hardware hanno detto: ok, facciamo un prodotto che di risposta abbia una password sicura. Il che di per sé è un intento lodevole, nel senso non è un'idea scema a priori, no? Preconfiguro il livello di sicurezza blindato più alto sul modem e ci metto una password lunga così. E già che ci sono, metto il bigliettino nella scatola dell'utente, così questo anche la password scritta non mi chiama al servizio tecnico dicendo: scusi, qual è la password del router numero? Aspetti che non ho gli occhiali, no? Però a questo punto devo trovare un modo di generare password decentemente su, non so, 100.000-150.000 pezzi, no? E come ne genero in modo sano? Da qualche parte di unico dovrò partire per ogni pezzo, no? Allora, due produttori che sono stati generalmente gentilmente passati attraverso un colpo di ROT 13 giusto per proteggere qualcosa di sicuro la loro identità. ROT 13 sotto Unix, scrivete, prendetevi io, insomma, o fate con 13 su ogni lettera. No, ma giusto per gentilezza ho evitato. Usano il numero di serie dell'obiettino che stabiliscono loro, non è casuale, ma cioè, voglio dire, è solo sull'etichetta, no? Quindi ci siamo. Il MAC address della scheda di rete. E giustamente ma che la scheda di rete è unico tra ogni scheda di rete, quindi è un ID unico. E poi una crocchione tipo a caso, non riesco a definirli un altro, c'è tre crocchioni separati, ci sono due modelli di un produttore uno di un altro, per mescolare questi due dati. Tipo prendi il terzo bit, il quinto e il settimo, li sommi, fai modulo 1000 e qualcosa, lo sposti e lo scrivi al contrario, no? Tutto questo in una notte senza luna, con 5 candele, un G7 in giallo nero, aiuta però in massimo mentale. Il risultato è che questo crocchione che diventa 20-25 lettere, lo do all'utente come password sicura. No. Perché pubblicare questi algoritmi in generazione dell'Italia? Ti interessano tanto perché bisogna essere segreti e teniamo segreto anche l'algoritmo. L'ho detto all'inizio, l'algoritmo pubblico, la chiave segreta. Vabbè. E, tre provider, anche qui sono stati passati attraverso un giro di ROS 13, due italiani e un tedesco, hanno comprato una vasta massa di questi router e li danno in giro ai loro utenti come router di default per il contratto. Quindi l'80% delle case sono entrati con gli oggetti abbastanza ben fatti, per il resto mi piacciono. Anche qui proteggiamo l'identità in segno di affetto, ci vogliono 5. Siete invitati a cercare. Vabbè, il sistema precedente è sicuro, LOL, non fosse qui, nell'ordine.
il numero di serie del modem viene mandato in chiaro come parte dell'asset della rete di default, quindi il vostro modem sta gridando il suo serial number in strada. Affettuoso. Step 2. Ma c'era il MAC address? Sì, ma secondo me è andato il MAC address della scheda di rete cablata, no, quello di quella wireless. Allora l'algoritmo è segreto? Sì, ma l'hanno lasciato nel firmware del modem. Quindi, dopo una mezz'oretta, se il modem è facile, una mezza giornata, un po' di mano col saldatore, un po' di trucchi, se il modem è un pochino più cattivo, vi procurate il software che c'è su, object dump meno D, molta caffeina, vi guardate l'algoritmo, l'hanno già fatto dei figlioli con tanta pazienza, e ottenete che questa crocchione da 20 operazioni aritmetiche si risolve in 5 minuti. Lasciando così i dati da cui sono state generate le chiavi pubblici per tutti, e l'algoritmo a questo punto. Risultato, questa cosa ci dà una password che è sicura per default ed è sicuramente nota a chiunque passi per la strada, altrettanto per default, con buona pace dei nostri produttori, i quali ovviamente non hanno detto beh, ma se volete cambiate la password, hanno detto vabbè, teniamo le password originali, e in uno dei modelli di questi router non si possono cambiare, sono hardcoded, quindi voi avete un router rotto per default e alla fiamma. Potete sempre asfaltare il firmware, rifare il router da nuovo, ma quello viene considerato pratica brutale da alcuni, da me, questo certo. E quindi, ancora una volta, un altro sapido epic fail dovuto al fatto che abbiamo violato due dei dogmi. Uno, non c'è la casualità nella password, sono fisse. Due, l'algoritmo non è stato scrutinato ampiamente, è un algoritmo che fa pena. Ok, come generare delle password serie? Se siamo esseri umani, ce le vogliamo magari anche ricordare per caso. La terza edizione di Dungeons & Dragons ci suggerisce un metodo veloce, pratico e efficace per generare delle password. In realtà il suggerimento di Bruce Schneier per la terza edizione è per due come se fosse una password che sia almeno casuale fino a un limite garantito. Allora, come faccio a estrarre dei numeri casuali? Mi procuro un dado da 6 che ogni buon giocatore di D&D ha almeno in tasca o nel raggio di un paio di metri. Mi procuro un dizionario grosso, basta un qualunque dizionario italiano, 100.000 parole, l'italiano li ha ampiamente, se vi piacciono altre lingue, qui. Tiro 5 dadi da 6, cioè una palla di fuoco di un mago di quinto livello. Mi segno quanti danni ho fatto conservando le cifre in ordine. Uso quella cifra come indice nel dizionario. Pescherò una parola, no? Pesco la parola e me la scrivo su carta e ripeto questa cosa fino a quando ho abbastanza parole da aver raccolto il mio limite di sicurezza. Ogni parola mi garantisce quanta entropia. È facile, il dado ha 6 facce alla quante volte ho tirato il dado? 5. 6 alla quinta sono 13 bit quasi garantiti, sicuri perché sono casuali per il dado, non per la scelta della parola. Non importa la lingua o qualunque cosa usiate, potete usare anche un dizionario tipo Pictionary, ricordarvi i disegnini, andare agli geroglifici. L'entropia è data dal dado, e posto che non stiate usando i dadi croccati che usate in partita, no, sono effettivamente 13 bit di entropia garantita. Un esempio classico, da 6 parole, che è prenotata per due come se fosse vice sindaco, ci garantisce 77,4, quindi un po' meno di 78 bit di entropia, che più o meno sono a livello sano. E per chiunque avesse visto Amici miei, ricordarsi una password del genere è piuttosto istantaneo. Quindi non è tanto difficile. Risultato, in generale la combinazione di parole sarà un po' strana, però sono termini che vi ricordate, ricordarsi 5 parole non è così tragico. E potete scegliere veramente in modo casuale. Il vantaggio è quello è il limite di sicurezza, quasi sarebbe 80 bit, che la NSA richiede per gli strumenti secret. AS128 in realtà è dato per garantire solo 80 bit, perché ci tiene un po' di margine se lo rompono un po'. No? Quindi è un passo military grade, ricordabile. È un metodo. Ok, final points. Prima di lasciarvi, perché penso di aver parlato veramente un botto. Allora, uno, il fatto che troviate il bollino del lucchetto da qualche parte e l'uso della crittografia in qualche modo non è una garanzia di sicurezza. Abbiamo visto che sbaglia anche chi fa gli standard, let alone chi gli standard li usa. Quindi, se trovate il bollino, no, questa cosa è cifrata, vale per i dischi fissi, come ha detto Stefano, ci sono delle falle agghiaccianti su come si cifrano i dischi fissi. Vale per le reti wireless, come abbiamo visto, vale anche per SSL su reti cablate o whatever. Non è una garanzia. Secondo, se qualcuno in più delle persone che stanno parlando conosce il segreto shared,
Quella persona anche lui è parte del canale, punto. Non ci sono cose magiche come vi faccio un gestore delle password che si ricorda le vostre password ed è sicurissimo e non vi chiede nulla. Questo prenderà, farà un crocchione a caso con i dati, invertibile, posto che io capisca come è fatto la crocchione, recupero i dati. Quindi qualunque password manager vi troviate che non vi chiede nulla all'apertura è sospetto, tutto. E al solito usare algoritmi standardizzati rivisti da gente che fa crittografia per mestiere o per hobby, per fare un profit, mettiamola così, più profit, in caso, aiuta. Perché? Perché se vi inventate un algoritmo ci sono ottime chance che sia già rotto. Per chi volesse farsi due grasse risate potete googlare Xevron, troverete un gruppetto di mail su sicurezza.org di qualche anno fa, facevo la tesi io da buon epoca, tesi specialistica, 4 anni fa, in cui due si svegliano e inventano un algoritmo nuovissimo, fighissimo, che fa pochissimi conti e funziona. La cosa è stata rotta tipo in un giorno e mezzo con le prime intuizioni del sottoscritto mentre scriveva la tesi, quindi un po' di passo di attente. Questi ci hanno riprovato, aspettando. Il risultato è, se volete veramente inventarvi algoritmi, il primo suggerimento è non fatelo, come diceva Bruce Schneier. Il secondo è, ok, ci sono corsi di crittografia, si impara a farlo, però se un algoritmo è stato guardato da 6 milioni di occhi, da cui metà dell'NSA, probabilmente sono almeno più occhi dei vostri. Quindi, se avete uno standard che fa quello che volete, non andate a arrampicarvi sui vetri con strane misture alchemiche o giochi strani. Questo sembra che gli standard siano solidi, ma al solito è quello. Se si rompe uno standard, non siete gli unici per un problema, mettiamola così. Ma se qualcuno rompe le carte di credito, almeno non siete l'unico conto in banca. Succede, anche le cambiano. Ok, direi che bene o male interventerà. Se qualcuno ha domande o whatever. È vero che l'NSA ha una backdoor per iOS. Allora, questo è un discorso che è stato dibattuto a lungo. A beneficio di chi non ha fondamenti di crittografia, AES è lo standard dei cifrati simmetrici. Quello che abbiamo visto è il nuovo PA, quindi una scatolina che prende plain, una chiave segreta e produce un cifrato che è frullato perfettamente, almeno statisticamente è piatto con un rumore bianco. Si narra che l'NSA abbia un modo, in qualche modo, di ricavare il test in chiaro di AES e di ricavarne la chiave senza saperla, una backdoor, esattamente come una porta sul retro negli edifici. Su AES, adesso, al solito, può succedere tutto, ma mi sento di dire no. Su altri cifrari sì. Su altri cifrari NSA ha dichiarato che aveva modi di aprire senza la chiave, esplicitamente skipjack, se volete un nome, è un cifrario concepito perché si possa aprire per chi ha la chiave e per le autorità. Su AES no, perché è stato proposto da due scappati di casa, adesso per carità uno è professore, è full professor e l'altro lavora in ST, però due scappati di casa molto in gamba, i quali non avevano nessun interesse a proporre qualcosa di backdoor. E la struttura di AES, per quanto sembri strano, è semplicissima. Cioè, si tratta di un lookup in una tabella, cioè scambio A con il valore di A nella tabella, e uno shift di cosa sto facendo e una moltiplicazione per una costante. Ripeti. Ogni 3 operazioni ci metto dentro la chiave con un XOR. Sembra una boiata, è semplice. La cosa interessante è che potete dimostrare in più di una parte di AES che non c'è un modo più veloce di farlo, cioè si riesce anche lì, ci va un po' di matematica, un po' di pazienza, molta caffeina, ma potete dimostrare che non c'è una scorciatoia nei passi di AES e che quindi non c'è una backdoor. Non è stato fatto per l'intero cifrario, però ho avuto modo di guardare AES per un buon 3 anni, i miei 2 centesimi sono no, ovviamente no, è grano forte. I 2 centesimi di molti altri sono gli stessi, tant'è che non solo gli americani usano NSA per la sicurezza, ma anche molta altra gente. Poi al solito, chiunque sia un buon teorico di cospirazioni governative è libero di risolvere la sua fantasia. Però diciamo no, in generale. Poi c'è un'altra cosa, c'è una ragione logica per cui hanno scelto di fare le chiavi col MEC e con le SSI. Se intendiamo una ragione logica, a parte la semplicità e la facilità di ricavare in questo modo, no.
non c'è nessun senso, se dovete ricavare una chiave, a farla da un dato statico e che poi è la peggio pubblicata. Ora, ricavare chiavi staccando la spina, staccando la presa di rete, isolando la camera, mettendo la carta da parati schermata e nascondendovi in cantina, forse è un po' troppo. Però sicuramente rivelare il valore da cui derivate le chiavi è un po' troppo. Le varianti Enterprise di WPA2 cambia solo il discorso dell'autenticazione? Cambia l'autenticazione. Ci sono le varianti da azienda di WPA2 per evitare che io debba gestire 6 milioni di chiavi che i miei impiegati scrivono. Funzionano come SSL. In pratica ogni utente ha una chiave privata che è un numerone grosso, molto grosso, 4.000 bit, molto grosso, e questa cosa può essere salvata comodamente su disco fisso. Con gli opportuni trucchetti di matematica fate sì che non si possano derivare le chiavi private che si usano per l'autenticazione da quelle pubbliche e la cosa funziona. Gli opportuni trucchetti di matematica, se qualcuno volesse vederli, c'è un comodo corso al quarto o quint'anno che è il mio obiettore per sistemi crittografici, se qualcuno fosse vicino al quarto o quint'anno ci si rivede il semestre prossimo. Per chi invece fosse più indietro e avesse interessi, una mail a barendi.net@barendi.it e verrete inondati di materiali per quanto è possibile. Sì? Ma immagino per cui si continua a portare sulle chiavi simmetriche anziché le asimmetriche il costo di computazione? Due cose. Il costo di computazione, le chiavi simmetriche sono più efficienti. Molto più efficienti. 10 volte più efficienti. Diamo un peso. Secondo, c'è una percezione tra i matematici che si occupano di crittografia e onestamente sono d'accordo con loro, che gli algoritmi a chiave asimmetrica siano intrinsecamente meno robusti di quelli a chiave simmetrica, a parità di bit di chiave. Questo è vero perché un algoritmo a chiave asimmetrica in qualche modo sta lasciando fuori un pezzo della mia chiave pubblico, nascosto attraverso un problema computazionalmente difficile in un modo agghiacciante, e questo è vero, ma c'è una parte del segreto che è fuori, passate il termine, passate. Quindi dà un pochino di più di margine al piede di porco per iniziare a forzare il cipario. Diciamo che ultimamente gli ultimi sviluppi, che sono algoritmi su curve ellittiche, hanno accorciato di molto questa differenza. Prima, per avere i 128 bit di sicurezza di AES, volevamo chiavi da 1024 bit su RSA, adesso con un po' di trusci abbiamo 160 bit per gli asimmetrici e 128 per i simmetrici. Bisogna fare un po' di matematica delicata, però l'oggetto sta in piedi ed è solido anche per i simmetrici. Sono due cose, performance e margin security. C'era il contest che era stato fatto dal ministro. Il contest che purtroppo oggi ho problemi. Il contest che era stato fatto, mi sembra, dal ministro per il sostituto a SHK, che doveva finire, mi sembra, nel 2012. AES all'epoca è stato deciso attraverso una gara mondiale, è per quello che si pensa, ci sono detto tutti hanno proposto l'algoritmo, ci si è menati per 5 anni a colpi di criptanalisi e l'algoritmo che ha vinto è stato AES. Il NIST, siccome i meccanismi di hashing iniziavano a essere rotti, ha fatto la stessa gara ormai 2 anni fa, sì, no? Nel 2009, e si concluderà nel 2012 per l'algoritmo di hashing sicuro. Siamo alla terza fase, ci sono 6 candidati rimasti in piedi, di cui uno, sì, 6, sono rimasti ormai in 6. Sapremo un nuovo candidato prima metà 2012, anche se onestamente ormai tutti e 6 i candidati sono solidi perché hanno preso 2 anni e mezzo di mazzate, è un problema di chi è più veloce e chi è più lento. Ci sono alcuni candidati che sono inaccettabilmente lenti, cioè più lenti dei vecchi hash. Però appunto c'è un contest pubblico anche per l'integrità. Per i cipari asimmetrici c'è lo standard de facto che è RSA e ci sono gli algoritmi a curve ellittiche che sono quelli più nuovi, più furbi, che consentono un po' più di prestazioni. Vanno bene sui palmari. RIM, Research in Motion, ha comprato una società che aveva tutti i brevetti su curve ellittiche in blocco. Chissà, non mai. Sì, okay. Però sono stati obbligati a dare le chiavi per... A dare le chiavi per la città. Sì, a certi governi. Poi, anche lì, pressioni governative, come diceva Stefano, non è detto sicuro fino a quando la chiave è segreta, fino a quando il governo non arriva a casa e dice bene, lei vuole abitare in questa nazione? No. E gentilmente vi suggerisce che se non è proprio critico potreste rivelare la chiave in segno di grande affetto.
Ok.